Divampa la protesta dei pastori nel territorio. Da Carboni ad Iglesias, gli allevatori hanno inscenato diverse manifestazioni di protesta contro il basso prezzo del latte. È sempre più forte l'esasperazione. Ammortizzatori sociali in deroga, ha sancito ieri l'accordo in regione per il contratto di solidarietà a favore dell'azienda Reno e la cassa integrazione per la Portovesme SRL. Carbonia ha approvato il regolamento cultura. Nei giorni scorsi il Consiglio Comunale della città ha approvato i criteri per l'erogazione dei contributi economici alle associazioni. Baquabis, topi a scuola. Per protestare contro la presenza di roditori nella scuola elementare e media della frazione di Carbonia, gli studenti da due giorni si astengono dalle lezioni. Ben ritrovati su Canale 40, oggi martedì 12 febbraio 2019. Apriamo il nostro telegiornale dedicando la prima parte interamente alle manifestazioni dei pastori che oggi da Carbonia ad Iglesias hanno scosso il Sulcis Iglesiente per protestare contro il prezzo troppo basso del latte. Iniziamo con quella di Carbonia, nella quale gli allevatori hanno rovesciato il latte munto questa mattina da sopra il ponte Sirai nella sottostante strada statale 126. Vediamo. Siamo sopra il ponte di Sirai a Carbonia per documentare l'ennesima protesta dei pastori del Sulcis Iglesiente. Tra questi lavoratori delle campagne c'è grossa esasperazione e sono veramente esasperati e disposti a tutto per rivendicare i propri diritti. Adesso andiamo e sentiamo alcuni degli umori di coloro che sono qui a rovesciare il latte, a rovesciare il proprio bene più prezioso, a rovesciare il frutto del proprio lavoro. Allora, io sono un'allevatrice, stiamo protestando per il futuro dei nostri figli. Non ci sono soldi, il latte è pagato poco, cerchiamo di dare un futuro ai nostri figli. Cosa facciamo? Protestiamo così, gli industriali devono capirci. Capito? Perciò noi protestiamo con i pastori, tutti. Bisogna muoversi perché ci abbiamo fame e se continuiamo così si portano al punto di fare qualche tontesa. Quindi che si sveglino e che lo sappiano tutti che ci abbiamo fame, fame, fame. Non si può andare più avanti. Un prezzo del latte adeguato ai costi di produzione e al lavoro che fa. Minimo quello che spendiamo tra naffata, foraggi, mangimi, la gente che c'è lavorando ci vuole 1,20, 1,25, 1,30. Minimo, se no facciamo casino e sfasciamo tutto. Nell'82 il latte era a 1620 euro, lire. Gli agnelli erano a 11.000 lire nell'82. Oggi gli agnelli sono a 2,20 euro li stanno pagando i macellai. Il latte a 60 centesimi. Ma si può che dopo 40 anni siamo tornati indietro? Una cosa allucinante, quando il mangime nell'82 costava 10 euro e il latte era a 1620, oggi costa 40 euro e il latte a 60 centesimi. Come cazzo può andare avanti un settore così che non si può? E poi l'unico settore in Sardegna che è trainante per tutta l'economia sono i pastori e l'agricoltura. E invece il governo nazionale e la Sardegna, perché abbiamo politici solo per loro. Per noi allevatori e agricoltori non c'è niente, solo la fame. C'è solo la fame. Siamo persone oneste, però il governo ci sta portando a diventare tutti delinquenti se si continua con questo sistema. Disposti a tutto, disposti anche a rimandare indietro tutte le schede elettorali. Così almeno la sedia qualcuno, se ce l'ha calda, accudisce a raffreddarsi. Adesso basta, perché con questi prezzi non ce la facciamo più a tirare avanti le nostre aziende. Un quintale di mangime 40 euro, un litro di latte 60 centesimi. Spendiamo la media di 2, 3, 4 euro al giorno per ogni a capo per le nostre aziende del bestiame e non ce la facciamo a dar da mangiare o le famiglie o il bestiame. Dobbiamo tenerli tutti e due, non uno solo, tutti e due, così non ce la facciamo a tenere né l'uno e né l'altro. Che si sveglino e il culo da quella sedia lo devono sollevare, lo devono capire adesso. Dopo questo, se non firmano domani, se non firmano domani con il prezzo del latte equo, ma non equo come dicono loro, un prezzo equo come diciamo noi, siamo noi venditori, non sono loro. Ci siamo capiti? Quindi devono firmare un prezzo del latte, un buon prezzo del latte. Quale potrebbe essere un buon prezzo del latte? Oltre l'euro più IVA, oltre l'euro più IVA. E non ce la facciamo a vivere lo stesso, oltre l'euro più IVA. Di nuovo nelle nostre lotte, da anni,
ormai è da secoli sta diventando questa storia. È ora di dire basta, da domani ci devono riconoscere il nostro lavoro. Noi dobbiamo lavorare tranquillamente tutti i santi giorni come abbiamo sempre fatto, senza elemosine da nessuno, senza nessuna elemosina. Pagateci il nostro porotto che noi andiamo avanti con le nostre gambe, non con le gambe degli altri, con le nostre gambe. Forza Beltoni! Forza Beltoni! Stavolta siete disposti a tutti per ottenere i vostri diritti. Sì, questa volta abbiamo trovato una cosa, tutta la Sardegna ha trovato una cosa, è una cosa importantissima, l'unione, abbiamo trovato l'unione, uno per tutti e tutti per uno! Ed ora spostiamoci ad Iglesias per l'altra manifestazione di protesta che stamattina ha coinvolto i pastori del Sulcis Iglesiante. Antonello Cocco, sindaco di Musei. Questa manifestazione riguarda un po' tutta la Sardegna e quindi anche il nostro territorio del Sulcis Iglesiente. È una protesta sacrosanta. Giusta, una protesta giusta, perché stiamo parlando di un comparto che versa in condizioni disperate ormai da molti anni. Da molti anni non viene ascoltato e soprattutto non viene ascoltato da chi ha un potere decisionale per queste cose. Io mi chiedo come mai un litro di latte costi, adesso stanno parlando di 60, però in certi posti nel centro della Sardegna, dove è difficile anche trasportarlo, il latte viene pagato anche a 50 centesimi. La soluzione c'è. La soluzione c'è, certo che c'è la soluzione. La soluzione è remunerare il litro del latte a un prezzo equo. Perché un litro di latte viene pagato a 60 centesimi quando è il prezzo che sostengono gli allevatori per produrre un litro di latte? C'è troppa disparità. Le responsabilità sono degli industriali. Sono anche soprattutto degli industriali, perché loro col sudore degli allevatori e dei pastori fanno i soldi e i pastori stanno producendo per loro. Quindi gli industriali devono mettersi la mano sulla coscienza e pagare il latte ad un prezzo ragionevole. Voi andate a comprare il formaggio, il prezzo del formaggio è sempre uguale, anzi cresce. E perché cresce e non cresce il prezzo del latte? Pensiamo che i premi comunitari, questa è una cosa molto importante, non vengono pagati agli allevatori perché non hanno in regola il DURC. Lo sapete cos'è il DURC? Il DURC fa parte dei contributi che vengono versati all'INPS dagli allevatori. Siccome sono poveri, si stanno impoverendo sempre di più e non possono neanche iscrivere i figli all'agricoltura perché li devono pagare i contributi e non hanno soldi, come fanno a tirare avanti? Siamo un'azienda vicino Carbonia. Anche noi abbiamo aderito allo sciopero e stiamo buttando il latte perché è sottopagato. Quello che si fa in tempo si fa formaggio, l'altro si butta. Purtroppo è un peccato perché c'è fatica e sudore, ma per non darlo agli industriali bisogna fare così. Il problema è che lo devono capire le persone, gli industriali, che questa volta non è uno scherzo, perché c'è gente, ci sono famiglie che vivono da questo. E la dignità di una persona non si può perdere per 60 centesimi. Questa strada. È inutile che si danno i soldi per metterti le pecore, per avere la terra e poi tu fai il prodotto e lo devi svalutare. Dobbiamo arrivare a buttarlo per terra. Lavorare per chi? Per cosa? Iglesias, la protesta dei pastori si fa sentire. Io sono proprietario di un mini caseificio, potrei tranquillamente lavorarmi il latte e quindi fare la mia giornata tranquillamente, ma per protesta regaliamo il latte. Naturalmente non sono solo, sono con un altro mini caseificio, sempre di qui il mio vicino, e regaliamo formaggio e ricotta, e in più ci sono altri 20-30 allevatori che stanno portando il latte, quindi invitiamo anche la popolazione a venire a prenderlo perché lo regaliamo. Non abbiamo il coraggio di buttarlo in strada, preferiamo regalarlo alle persone invece che alle industriali. Il ministro ha aperto alle possibilità. Il ministro ha aperto alle possibilità, ma noi abbiamo sentito solo parole, vogliamo fatti concreti. Di parole ne abbiamo sentito da 30 anni, 40 anni, non ne vogliamo più sentire. Bentornati in studio. Ieri mattina è stato siglato un accordo tra la Regione e le organizzazioni sindacali per quanto riguarda il finanziamento del contratto di solidarietà dell'azienda Reno SRL. Grazie a questa intesa i 65 lavoratori a rischio del posto di lavoro saranno garantiti per un altro anno.
Nella stessa riunione si sono affrontate le questioni inerenti alla cassa integrazione della Portovesme SRL e la mobilità in deroga per i lavoratori beneficiari del territorio. Manolo Muredu. Si è svolto ieri a Cagliari l'incontro tra le organizzazioni sindacali e l'assessorato regionale al lavoro per quanto riguarda il futuro dei lavoratori dell'azienda Arreno SRL e dell'imprenditore Ninetto De Riu e in generale per le centinaia di lavoratori beneficiari della mobilità in deroga nell'area di crisi industriale del Sulcis Iglesiente. In virtù dell'accordo sottoscritto è stato scongiurato il licenziamento di almeno 65 lavoratori dell'Arreno che grazie a uno stanziamento di 1.600.000 euro potrà usufruire di un altro anno di contratto di solidarietà da spalmare su tutti i dipendenti. 400.000 euro invece saranno destinati al finanziamento della proroga della cassa integrazione per la Portovesme SRL. Mentre per i lavoratori ex Alcoa delle imprese Euroalumina, nonché per tutti gli interessati dell'area di crisi industriale complessa, non ci sarà, come paventato in un primo momento, l'anticipazione di una mensilità della mobilità in deroga e tutti dovranno aspettare l'espletamento degli iter burocratici che, come l'anno scorso, potranno ingenerare notevoli ritardi al punto che i primi assegni sociali potrebbero arrivare non prima dei mesi di aprile e giugno. Per avviare le procedure per questi ultimi si dovrà comunque aspettare l'apertura del portale regionale che non potrà avvenire prima della suddivisione delle risorse nazionali previste per tale scopo e che per la Sardegna si aggireranno intorno ai 16 milioni. Cifra questa che potrebbe addirittura essere insufficiente per coprire l'intero 2019. Cambiamo argomento. Nei giorni scorsi il Consiglio Comunale di Carbonia ha approvato il regolamento inerente all'erogazione dei contributi economici nel settore cultura. Abbiamo approfondito l'argomento con l'assessore Sabrina Sabiu, ideatrice del regolamento. Vediamo insieme. Siamo in compagnia di Sabrina Sabiu, assessora alla cultura del Comune di Carbonia. Recentemente avete approvato il regolamento per l'erogazione dei contributi nel settore cultura. Ci può spiegare bene di che cosa si tratta? Sì, allora intanto abbiamo approvato questo regolamento nell'ultimo Consiglio Comunale della scorsa settimana ed è uno strumento che finalmente ci consente in maniera oggettiva di dare spazio a quelle che sono le proposte delle associazioni culturali che sono tra l'altro molto numerose nel comune di Carbonia. Fino a questo momento non avevamo questo strumento e quindi abbiamo lavorato un po', come dire, a sportello, nel senso che sulla base anche della valutazione di quella che poteva essere la qualità della proposta e anche la ricaduta in termini culturali e sociali, abbiamo appunto accettato le proposte sulla scorta di questi due elementi più importanti. Adesso però ci siamo dotati di uno strumento più articolato che prevede una griglia proprio di criteri oggettivi ben definiti e con relativi punteggi e questa griglia sarà appunto lo strumento attraverso il quale si valuteranno tutte le proposte che appunto perverranno all'ufficio cultura. Ovviamente queste proposte saranno inserite all'interno di un bando, quindi ad approvazione di bilancio noi emaneremo questo bando all'interno della quale appunto tutte le associazioni che intenderanno partecipare o appunto portare avanti dei progetti che riguardino appunto l'attività culturale e turistica della città dovranno entrare all'interno di questo bando, quindi sulla base poi di questi criteri si stabilirà una graduatoria e quindi diciamo che l'oggettività è proprio data dai criteri che abbiamo stabilito e dalla graduatoria che poi appunto non dovrà dare adito a nessun tipo di sospetto, di favoritismo. Si stabiliscono dei criteri oggettivi di trasparenza e meritocrazia. Assolutamente sì, infatti si è proprio sottolineato intanto la qualità delle proposte, la capacità progettuale delle associazioni e anche la capacità di saper attrarre altri finanziamenti al di là di quelli che sono i contributi del comune. Quindi questi sono tre criteri su cui appunto si è concentrata anche la maggior parte del punteggio. Verranno esclusi da questi criteri solo quegli eventi di carattere straordinario, ad esempio quando un atleta vince una competizione di un certo tipo ed è necessario allestire un evento in tempi rapidi, in tal caso insomma ci potranno essere dei contributi straordinari. Sì, è stato previsto nel regolamento anche una straordinarietà perché può sempre capitare, ma ovviamente la straordinarietà deve essere effettiva ed oggettiva, cioè nel senso che deve essere evidente a tutti e questa straordinarietà è appunto come dire, l'eccezione che conferma la regola. La scuola elementare e media di Bacuabis è stata chiusa oggi dopo che ieri e stamane i genitori avevano deciso di tenere a casa i propri figli in segno di protesta contro la presenza nell'istituto di roditori e nello specifico ratti.
Le segnalazioni in realtà erano state già effettuate da tempo e già la provincia e la ASL avevano provveduto a posizionare delle trappole che però non hanno risolto il problema, che a quanto dichiara in una relazione l'azienda sanitaria sarebbe favorito dalla condizione di degrado nei pressi della struttura scolastica. In attesa di un intervento degli enti preposti continuerà, fanno sapere i genitori, l'astensione degli studenti da scuola. Cambiamo argomento, sono sempre di più le telefonate provenienti da numeri con prefisso internazionale che possono riservare brutte sorprese a coloro che rispondono. Abbiamo chiesto al segretario territoriale della Dicomsum Giancarlo Canceda come ci si può difendere da quelle che possono diventare delle vere e proprie truffe. Sentiamo. Ricordiamo ancora una volta di stare attenti quando riceviamo telefonate. Sono in essere, in questo periodo stanno riprendendo alla grande le chiamate ai nostri cellulari per carpire danari oppure segreti che abbiamo nel nostro cellulare. Queste sono truffe che vengono specialmente da chiamate dall'estero. Quando riceviamo telefonate da numeri non conosciuti non dobbiamo mai rispondere. Spesso succede che abbiamo telefonato un solo squillo e non facciamo a tempo a rispondere. Altre volte troviamo nel nostro tabulato 3, 4, 5 chiamate e ci spingono spinti dalla curiosità, cerchiamo di capire chi ci ha telefonato. Altre volte riceviamo telefonate, rispondiamo e nessuno dall'altra parte ci dà riscontro. Dobbiamo stare attenti che sono telefonate, sono truffe telefoniche. La maggior parte segnalate dalla Polizia Postale, tante altre segnalate dai vari utenti. Quali sono i numeri pericolosi? In primis stiamo attenti ai numeri con prefisso 02. 02 è la provincia di Milano, Milano è provincia. Memorizziamo tutti i numeri. Quando riceviamo telefonate da persone amiche, conoscenti, familiari, eccetera, mettiamoci il nome, così riceviamo la telefonata e sappiamo chi ci chiama. Quando invece troviamo un numero sconosciuto, non rispondiamo mai. Fate molta attenzione, specialmente, ripeto, i numeri con 02. Poi ci sono tanti numeri che provengono dall'estero. Questi numeri hanno, attraverso sistemi tecnologici che purtroppo non conosco, non solo la possibilità di erodere del denaro dal nostro conto, ma addirittura di penetrare nei segreti del nostro smartphone e portare via dati sensibili, tipo rubrica telefonica, tipo se abbiamo magari registrato le nostre password, i conti correnti o altro. Quindi sono molto molto pericolosi e molti numeri provengono dall'estero. Ora io ve ne ho detto alcuni, segnalateveli con calma perché è molto importante. Esempio il prefisso 375 proviene dalla Bielorussia, il 371 dalla Lettonia, 381 dalla Serbia, 370 dalla Lituania, 255 dalla Tanzania, 44 dalla Gran Bretagna. Quindi sono tutti numeri molto pericolosi. Attenzione, quando ricevete questi numeri non rispondete, addirittura nei nostri telefoni ora c'è una blacklist, mettiamolo nella blacklist, lista nera, per non ricevere più le chiamate. Sono pericolosi e oggetto di truffa. Giovedì 14 febbraio alle ore 11 nel tratto stradale compreso nella nuova lottizzazione di iniziativa pubblica denominata Via Brigata Sassari, Via Balilla, Via De Fenu verrà inaugurata una nuova via in memoria di Antonino Saglimbene. Si tratta di un giusto e meritato riconoscimento per una personalità che si è contraddistinta per il suo lodevole impegno verso il prossimo e per aver promosso una lunga serie di iniziative di utilità sociale che hanno dato lustro alla nostra città, ha affermato il sindaco Paola Massidda. Antonino Saglimbene nacque nel 1908 all'Ercara Friddi, in provincia di Palermo. Si trasferì a Carbonia nel 1945 per lavorare nella miniera di Serbariu. Nel 1952 fu tra i fondatori della sezione Avis di Carbonia e tra i promotori dell'istituzione presso l'ospedale Sirai dell'emoteca per la raccolta del sangue e del centro trasfusionale, che hanno consentito di far fronte nel corso degli anni all'emergenza e all'alto fabbisogno di sangue proveniente dalla nostra struttura ospedaliera.
Continuiamo con gli eventi. Si è svolto infatti domenica scorsa presso il centro culturale del comune di Musei il seminario dal titolo Lo stalking e la violenza sulle donne. L'iniziativa è stata organizzata dall'amministrazione comunale e più precisamente dall'assessore ai servizi sociali Alessandra Murru. L'incontro, molto partecipato da entrambi i sessi, ha registrato nella prima parte l'intervento degli organizzatori e del sindaco Antonello Cocco e successivamente è entrato nel vivo con l'intervento del maestro Amos Muscheri, esperto di difesa personale e studioso degli argomenti trattati, il quale ha analizzato nello specifico le cause e gli effetti e le possibili soluzioni. Vediamo le interviste che abbiamo realizzato sul posto. Sono contenta del risultato di questa manifestazione, molte persone presenti e credo che se ne debba parlare. È necessario sensibilizzare le persone perché purtroppo potrebbe capitare ad ognuna di noi. Oggi abbiamo fatto la manifestazione qui nel nostro paese, a Musei, naturalmente pensando di aver fatto cosa giusta. Abbiamo informato soprattutto la popolazione, gli amici che sono venuti qui oggi a Musei, sulla violenza sulle donne e sullo stalking, che in questo periodo sentiamo, come parla la cronaca, i giornali e le TV, un argomento molto sentito, e quindi abbiamo voluto fare questo incontro proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto le persone, che sono cose a cui non dovremmo mai pensare. Venerdì 15 febbraio la Biblioteca Comunale di Carbonia ospiterà a partire dalle ore 17 la presentazione del libro Ma io non vedevo quella luna, breve antologia di Grazia Deledda a cura di Isabella Mastino. Il volume rappresenta un viaggio tra le storie narrate nei suoi romanzi attraverso le vicende, i pensieri, le passioni, i tormenti e i conflitti dei personaggi della scrittrice sarda premio Nobel. Un'opera divulgativa, ha spiegato l'autrice, che ha come finalità quella di avvicinare il significato più profondo delle sue opere a tutti coloro che ancora non ne conoscono la grandezza ed il valore. Era l'ultima notizia e quindi il nostro telegiornale oggi termina qui e vi lascio alle previsioni del tempo per la giornata di domani e a Noa Sencurzu, il nostro telegiornale in lingua sarda condotto da Enrico Puzzolu. Vi ringrazio per l'attenzione e per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro TG40. Arrivederci.